Benvenuti in un nuovo video e benvenuti nello svuota la spesa per il mio compleanno! Yeah! Allora, il mio compleanno è il 9 agosto, però lo festeggeremo un po' prima, perché sennò poi Luca non c'è, e sono andata a fare la spesa. Faremo una festa, una cena, una festa. C'è stata a festeggiare, sono diventata vecchia, c'è niente a festeggiare. Però faremo una cena con gli amici, anche per stare un po' insieme, perché comunque Luca lavora sempre, quindi per stare un po' insieme con gli amici in giardino. Io, premetto, non amo i compleanni al ristorante. I compleanni, quelli, capito, che ti invito al ristorante, non mi piace. Io so per le feste organizzate, lo sapete, cioè faccio una cena a tema a settimana praticamente, mi piacciono le cose organizzate in casa, perché sono abituata così. Caterina ha sempre fatto compleanni organizzati da lei, quindi io sono cresciuta così, sono abituata così, e i compleanni fatti, no, mangiare pizza, offro la pizza, non mi piacciono, quindi preferisco sbattermi. Fa un caldo, se crepa, farò tutte cose fresche, chiaramente, perché fa troppo caldo per pensare di cucinare chissà che, però staremo tutti insieme in giardino. Ovviamente era necessario fare la spesa. Non ho trovato tutto, quindi poi andrò, penso, poi domani al Conad a prendere le ultime cose, però diciamo che ho comprato quasi tutto. Ovviamente sono andata all'Eurospin, perché io la spesa la faccio all'Eurospin, quindi... andiamo con lo svuota la spesa per il mio compleanno! Fuochi d'artificio, non li so mettere gli effetti, però immaginatevi i fuochi d'artificio, cose. Ok. Allora, prima cosa, abbiamo preso il vino, ho preso una falanghina, poi ovviamente prenderemo pure la birra, di bottiglie di vino ne ho prese 5, secondo me sono troppe, perché fa caldo, cioè non tiene voglia di bere il vino. Però Luca ha detto piamone 5, tanto al massimo si avanzano, poi ce le bevemo. E poi ho già della birra in frigo, ne prenderemo altra uguale, così abbiamo pure le birre. E non so come tirare fuori la roba. Allora, prima cosa tiro fuori questo perché ho paura che mi si rompe. Ho preso il pan di Spagna, perché mica sono matta. Cioè, voglio dire... allora, voglio fare io la torta. Anche questa è una cosa che faccio sempre. Farmi la torta da sola, anche perché... io amo le torte a torta, cioè tipo quelle cioccolatose, piene di crema, cioè le torte che mangiano tutti per il compleanno, tranne quelli nati ad agosto, perché se sei nato ad agosto e vai a cercare una torta, di solito ti rifilano un semifreddo. E no, il semifreddo non è una torta, è freddo, non è una torta, ok? Chi è nato ad agosto può capire. Se tu sei nato ad agosto ti rifilano una torta a gelato, la viannetta... o il semifreddo, non sono torte, le torte sono torte, le torte sono di pan di Spagna, piene di crema, piene di frutta, piene di cose, piene di tutto, ma è una torta, se è a forma di torta, non di semifreddo, ok? No, torta gelato, no torta, ok? Questa è una cosa che mi sta molto a cuore. Comunque la voglio fare io, ma chiaramente sapete che io non so fare i dolci, sono una frana, ci ho provato nel corso del tempo, tanto che ieri quando ho preso un ingrediente all'Asia Market per fare la torta, Luca mi ha guardato e mi ha detto, ma sei sicura? Ma la fai tu? E io ho detto, sì, la faccio io, ma sapendo di barare, perché in realtà sapevo già che avrei farcito un pan di Spagna già fatto, quindi in realtà non è che devo fare proprio la torta, devo fare la crema per la torta, ok? Poi magari viene la ciofeca uguale, però... non devo fare tutta la torta, chiaramente, non sarei in grado, ammetto i miei limiti. Ho preso il pan di Spagna già fatto, non lo so, non l'ho mai visto questo all'Eurospin, sinceramente, ma voglio fare le cose in grande, voglio fare una torta alta, molto alta, ok? Quindi ho preso 2 pan di Spagna, carina, spero. C'ho un'idea, la mia idea è farla insieme a voi in un video. E così almeno il disagio lo condividiamo, cioè non è giusto che io mi disagi da sola, dobbiamo dividere questo disagio, quindi faremo, penso nel video di domani, se ci riesco,
se non vedrete mai quel video è perché alla fine ho comprato il gelato, e una torta a 4, 5, 6 piani, non lo so quanti piani ci vengono, comunque con un po' di piani, con i pan di Spagna già fatto e una farcitura golosa. Poi vi faccio sapere. Poi ho preso i sacchetti per fare il ghiaccio, anche se ho 300 di quei contenitori per il ghiaccio, però poi non c'ho posto in freezer, quindi ho preso i sacchetti che sono più comodi. Poi qui c'è altro vino. Forse è meglio il vino, lo metto per terra prima che lo faccio cadere. Altro vino. Ok, ce ne dovrebbe essere ancora un'altra. Eccola, 5. Perfetto. Poi della rucola. Chiaramente poi registro il video di mentre cucino e cose, quindi poi penso che 9 forse, che poi è veramente il giorno del mio compleanno, vedrete poi il video di quello che ho preparato, di come abbiamo allestito fuori, della festa, di tutto quanto. Poi ho preso dei cipollotti, questi rossi stavolta, per cambiare, delle carote, ovviamente farò tutte ricette super semplici, niente di complesso, roba che si mette in frigo per lo più, perché io non so da voi, ma qui fa veramente, veramente, veramente caldo. Allora, poi ho preso Coca Zero, questa fake, vabbè, uguale, mozzarella, questo è tutto per il compleanno, era un'altra, boh, vabbè, intanto una busta però questa grossa di mozzarella, perché comunque mi serve tanta, me ne serve tanta per fare le ricette. Poi questi non c'entrano niente, so per Luca, ma sapete che senza i suoi tè non può vivere. Ho finito zucchero, ma è strano, a me mi pareva di averlo comprato da poco, forse avevo comprato il sale da poco, ma non mi ricordo, comunque ho ricomprato zucchero, poi se ce l'ho, pace. Non so se per la torta forse me ne serve un po', quindi meglio averlo comprato. Io mi sono presa questo, ma in realtà per berlo io, non per il compleanno. Poi olive per il compleanno, tonno per il compleanno. Il tonno ho preso questo perché è molto conveniente. Se devi fare, se te ne serve tanto, invece di prendere tutte le scatolette, un po' perché fai meno spazzatura perché è solo una busta, e un po' perché qualità prezzo è molto più conveniente e, se posso dire, anche più buono di quello delle scatolette. Quindi ho preso i trancetti questi, perché sono pezzi più grossi. Cioè, quello delle scatolette è pappetta. Questi invece sono pezzi più grossi e più buono. Solo che il problema di questo è che o sai, che ne so, che devi fare una pasta per tante persone e c'hai la busta intera, perché comunque so, 3 etti di tonno, e, oppure, cioè, t'avanza, poi va male, capito? Perché sì, si conserva un paio di giorni, però un paio di giorni poi lo devi mangiare. Quindi o sai che in 2-3 giorni fai tante cose col tonno, o te serve tutto insieme, perché se no è sprecato. Cioè, noi siamo in 2, non è che posso usare 3 etti di tonno per un piatto di pasta, capitemi. Ah, ho preso anche una cola, ma questa al limone, e poi un'altra senza limone. Poi ceci, perché ovviamente sapete che non faccio cene senza insalate di ceci, quindi ci sarà anche la mia classicissima insalata di ceci. Ah, mi sono presa pure 2 di queste, erano in offerta. Raga, offertone, cioè 55 centesimi. Ne ho prese solo 2 perché, come una broccola, non ho ragionato che avrei preso il vino, le Coca-Cola e tutte queste cose. E quindi che ho fatto? Ho portato solo 2 buste. E infatti stavano scoppiate, tanto che il vino l'abbiamo dovuto mettere sciolto in macchina perché non c'avevo più posto. E quindi non ho preso, cioè non ho fatto, diciamo, la spesa per casa. Sì, sono una sovversiva, vado all'Eurospino con la busta del Lidl. No, ho portato pure la busta dell'Eurospino, però, per par condicio. Poi, ci sarà ovviamente, perché in un compleanno d'estate non può mancare, della pasta fredda. E ho scelto i fusilli. Ecco, vedete l'altra volta che c'erano i fusilli quelli freschi, che hanno un'altra forma, pure questi si chiamano fusilli. E questa è la forma del fusillo che io mi immagino. Però mi avete detto che i fusilli pasta fresca invece sono fatti in quel modo. Vabbè, comunque questi sono i fusilli, perché alla fine vengono bene come pasta fredda. Cioè, tipo, i rigatoni mi rimangono troppo asciutti. Cioè, la pasta è poi troppo grossa per fare la pasta fredda, quindi questi secondo me per fare la pasta fredda saranno perfetti. Poi, ah, io
io mi sono presa questo, però me lo sono preso per me, non per perché c'è un avocado, volevo mischiare. Perché praticamente era in offerta a 2,99€, che non è poco, non è manco sa specialità. Però per mischiarlo tipo con l'avocado, così, con un po' di riso, tipo per fare un po' che è buono. E visto che c'è un avocado, lo consuma, l'ho preso per farmi un po' che sta settimana. È il salmone norvegese, questa bocconcini. Non è che non è buono, però è tipo salmone affumicato, però fatto a bocconcino invece che a fettine, diciamo. È normale, perché è un po' cotto. Cioè, rispetto al salmone affumicato, questo è tipo affumicato a caldo, quindi è un pochino cotto. Però non è malaccio, abbiamo assaggiato anche un video, mi sa, un po' di tempo fa. Ah, tra l'altro scade il 25 agosto. Vabbè, comunque era in offerta a 2,99€. Quando trovi il salmone così poco? Poi ho preso mais, ma a me mi pare di averne preso di più. Sarà dentro l'altra busta. Vediamo, vediamo il ventaglio. Il ventaglio, secondo voi chi è stato? Allora, io ho imputato la colpa al chihuahua, perché questa è una cosa da chihuahua. Però, non lo so. Fatto sta che si è mangiata il ventaglio. Vabbè. Poi, un litro di latte d'emergenza per Luca. Non so se mi serve per la torta, ma non credo. Poi, formaggio, questo da fa poi a dadini per una delle ricette. E anche un cetriolo per una delle ricette. E questa busta l'abbiamo finita. Ok. Ovviamente scrivetemelo nei commenti se volete vedere il video della torta, ma io credo che lo farò. Lo farò perché voglio condividere il mio disagio con voi. Mi sento di condividere il mio disagio con voi. Poi, patatine gusto paprika. Allora, la mia idea era di fare un tavolo con un po' d'aperitivino per, sai, alla gente alla fine. Io ho detto a tutti alle 8:30, però magari arriveranno un po' prima, un po' dopo. Quindi prima di sederci a tavola apparecchieremo due tavoli. E prima di sederci a tavola la mia idea era di fare un aperitivino su un altro tavolo. Quindi mette tutti i sacchetti di patatine aperti, arrotolati. Non so se lo sapete, ve l'ho fatto vedere ogni tanto. E se voi da sotto fate così, l'aprite sopra e invece di sporcare 100 ciotole usate il sacchetto come ciotola. E è pure carino perché c'è tutte le patatine con i disegni delle patatine. Comunque ho preso queste gusto paprika, queste sfogliatelle qua, sfogliate, che a me non mi fanno impazzire sinceramente, però per mettere un po' di cose diverse a tavola, insomma, se no è tutta la stessa cosa. E poi un pacchetto di rustiche. Pensavo anche di fare i popcorn io, ma perché ho la macchina dei popcorn e i popcorn da fa. A parte c'ho pure quelli da mettere al microonde addirittura, ma se faccio ancora prima, ci volete meno caldo. Quindi metterò pure dei popcorn e sempre dell'Eurospin. C'ho l'altra volta Luca nella mystery box, nel video in cui Luca mi ha fatto la mystery box, aveva comprato quelle noccioline ricoperte sour cream e onion, mi pare, che erano o bacon forse. Vabbè, insomma, ci dovrei avere uno o due sacchetti di quelle noccioline ricoperte. Quindi userò pure quelle e farò un aperitivino così, insomma, per mettere un po' di cose a tavola da stuzzicare mentre arrivano tutti. Poi ci sediamo a tavola e porto il cibo. Dovrebbe essere questo il mood della cena. Poi un'altra busta di mozzarelle, perché comunque, cioè, preferisco che mi avanzano e poi me ne mangio, tanto scadono il 20 agosto, quindi preferisco che mi avanzano e me ne mangio poi in settimana piuttosto che avercene di meno, perché non c'ho, cioè già ci devo riandare per forza a comprare delle cose, perché per fare la torta all'Eurospin non ho trovato tutto. C'era allora, mi serviva la panna da montare e c'erano solo i bricchettini piccoli così, cioè io volevo il mezzo litro di panna e non c'era, quindi la prenderò sicuramente perché volevo decorarla la torta, quindi la prenderò sicuramente al Conad, anche perché mi serviva anche perché ho letto che per renderla più soda ci vuole la gelatina, ma c'era solo la gelatina animale all'Eurospin, quindi non l'ho presa chiaramente, mentre credo che nei posti più forniti si trovi quella, a parte forse c'ho la Garagar, vabbè, comunque si trova pure quella vegetale, quindi devo cercare la gelatina o se no non ce la metto. Comunque la panna, poi mi serve
No, il colorante ce l'ho. Ci devo guardare. Quindi sicuramente mi manca la panna e... No, basta. Solo la panna. E sta gelatina se la trovo. Però all'Eurospin non c'era, quindi vabbè. Poi, ceci, ancora ceci. Ma in realtà io ce l'avevo dentro al mobili ceci. Però Luca ha detto, beh, ma comprali, tanto comunque sai che li usi, poi li lasci nel mobile quelli e poi ce li mangiamo. Effettivamente non c'ho tutti i torti. Ogni tanto tocca anche dargli ragioni. Poi ho preso dei cetriolini, ma immagino che si possano indovinare le ricette che andremo a fare. Ho preso dei wurstel, perché poi tutte le ricette le devo fare in più versioni, perché devo fare la versione senza lattosio, la versione senza carne per me, cioè abbiamo delle difficoltà, ma le supereremo tutti insieme facendo più ciotole diverse. Comunque per tutti farò, vabbè, chiaramente l'insalata di riso, né in quella di tutti ci metto anche i wurstel, nella mia no, perché cioè, alla fine nell'insalata di riso i wurstel ci vanno. A me non mi piacciono, cioè io non li mangio, io non mangio la carne, quindi io non li mangio, però non manco giusto sacrificare tutti quanti perché io non li mangio, quindi metterò quelli e io me ne farò una ciotolina senza, mi pare un disagio. Ho preso dell'insalata, ma più che altro per me. Tra l'altro era pure un'offerta a meno 30. Una mozzarella senza lattosio per la versione della pasta senza lattosio, perché ci vuole la mozzarella, ma in una ne faremo senza lattosio, quindi senza lattosio. Ovviamente non ho preso i pomodori, perché c'è l'orto che ce n'ha ancora tanti sui tralicci dei pomodoro. Cioè, ci stanno un sacco di pomodori, quindi non l'ho presi, li vado a prendere dopo nell'orto, più una ciotola, vado e faccio la spesa. Ciao Donatella, faccio la spesa nel tuo orto, se mi stai guardando. Vabbè, ma perché è peccato, scusa, se rovinano. Tra l'altro, una gran parte dei pomodori, quelli più grossi da insalata, si sono bruciati col sole addirittura, perché fa troppo caldo, c'è troppo sole. Poi, sempre per la torta, ho preso il cocco e scaglie. Sì, regà, voglio fare una torta al cocco, col cocco nel cocco, il cocco dappertutto. Quest'anno è l'anno del cocco, cioè per me è sempre stato l'anno del cocco in realtà. Però vedo su TikTok che ci sta, non so se poi mescono solo a me oppure è una cosa che è virale, che tutti stanno a rota di questi profumi col cocco, con estivi, cose così. Quindi ci sta, tipo mi esce sempre una che fa sti video, che fa vedere tutti i profumi al cocco. Lo sapete che io ci sono fissata una vita con i profumi al cocco, ce l'ho da 2 anni quello là del... dedicata al cocco, quindi non era un mistero per me la passione per i profumi al cocco, che io uso anche in inverno tra l'altro. Però fatto sta che tutta sta cosa, te senti sempre sto cocco, cocco, cocco. Avete visto ieri nel video della spesa e della ricettina, regà, con la ricetta buonissima, infatti adesso sto per andarmela a rifare. E praticamente ho preso il latte di cocco, la marmellata di cocco, che secondo me viene una cosa epica. E ci metto anche il cocco e scaglie. Quindi cocco nel cocco. Se non vi piace il cocco, non vi invito al mio compleanno, chiaramente. Poi un altro energy drink, perché costava 55 centesimi. In realtà forse dovrei andarne a fare un po' di scorta. Poi, sempre per le ricettine, cioè per l'insalata di riso, ho preso l'insalatina di verdure in agrodolce. Questa ce la metto sempre perché gli dà un po' quello sprintino, quel gustarello un po' più sprint. Quindi ho preso una di quelle. Ovviamente, vabbè, ma io perché sto a fare misteriosa? Cioè, una delle portate sarà la pasta fredda e noi la pasta fredda la facciamo col pesto. Quindi farò la nostra classica pasta fredda col pesto. E ora mi chiedo, ma la mia amica che è allergica... No, c'è scritto latte, quindi c'è lattosio. Perché... chi non può mangiare il lattosio? Se può mangiare però il pesto che c'ha dentro... No, perché c'è scritto siero di latte, quindi ci sarà acido lattico, proteine del latte, no, quindi contiene il lattosio assolutamente. Quindi a lei gli faremo una versione senza pesto. Quindi io di tutte le cose devo fare tante versioni. E niente, quindi abbiamo il pesto, questo è quello buono. Ovviamente 2 kg di pasta, non è che ho solo 2 vasetti di pesto, che de là ce n'ho altri 3. Cioè, non ho preso solo 2 in più. Io penso che per 2 kg di pasta ce ne vogliano almeno 4.
dei vasetti di pesto, 5 forse, però ce l'ho, cioè non è che non ce l'ho, e vabbè, sì, penso che almeno 5 vasetti, poi ce lo aggiungo fin quando non viene bella saporita, insomma, non mi rendo conto, perché noi di solito un vasetto lo usiamo quando facciamo la pasta io e Luca, considera che di solito ne famo almeno 3 etti e usiamo un vasetto intero. Però quando Luca si fa la pasta da solo, diciamo 2 etti quasi, ci mette mezzo vasetto. Quindi forse su mezzo chilo ci va un vasetto? Cioè mezzo chilo basta per un vasetto? Non lo so. Comunque io direi che aggiungo vasetti fin quando non mi soddisfa la colorazione della pasta, mi sembra l'unico modo. Un altro mais, perché credo di usarlo per 2 ricette. Ah, in freezer ho messo, perché ho preso i pisellini, quelli finissimi, sempre da mettere nell'insalata di riso, che preferisco farli io che prendo quelli in scatola, solo che l'ho messi già in freezer perché, raga, cioè dall'Eurospin a qua, non so, 50 gradi, quindi si stava a sciogliere tutto. E un'altra confezione di würstel, sempre da mettere nell'insalata di riso. Poi ci sono... Ah, vedete, insomma, non stavo a barare questa busta dell'Eurospin, che poi c'è sta busta che non c'entra niente dentro, però va bene. E poi ho preso una cassa d'acqua naturale, che è rimasta in macchina, e 2 casse d'acqua frizzante, perché comunque, sì, c'è il vino, sì, c'è la Coca-Cola, sì, c'è la birra, ma io sono sicura che berremo tutti l'acqua, perché fa talmente caldo che non ti viene manco voglia di bere il vino. Ovviamente domani devo anche andare a comprare lo spumante per la torta, ma l'ho visto su un volantino, mi pare del Penny Market, ma non sono sicura, e c'hanno uno spumante rosa, proprio, cioè è tutto rosa, e non lo so se è buono, però lo voglio, cioè lo voglio perché è rosa chiaramente, quindi domani vado a cercare sto spumante rosa, vado a prendere gli altri ingredienti per la torta, così poi faccio la torta, e basta, questo è quanto. Quindi voi iscrivetevi al canale, perché ovviamente arriverà il video della torta, sarà molto divertente, fidatevi, arriverà il video del compleanno, e se mi fanno dei regali arriverà anche il video dei regali di compleanno, quindi ovviamente in questa settimana ci saranno un po' di video dedicati al compleanno, perché poi ovviamente il mio compleanno io festeggio tipo i re, quindi non è che festeggiamo un giorno solo, ma almeno 3 giorni, perché giustamente, e quindi faremo sta cena, e poi io, come da tradizione, vado a cena alla sagra con Valentina un'altra volta, e poi vado a fare qualcos'altro con un'altra amica, quindi saranno dei giorni di festeggiamenti, ma tanto sapete, io racconto tutto, quindi vedrete tutto sul canale. Bene! Devo mettere a posto tutta sta roba, ma ci stanno 50 gradi, io mi voglio andare a mangiare i miei topokki. Se non l'avete visto sul video di ieri, ci sta la ricetta, sono buonissimi, anche se fa caldissimo e non è un piatto estivo, però mi piacciono tanto, e poi sono la panna aperta, la devo finire. Quindi, da questo video dove vi mostro la spesa per il mio compleanno è tutto. E noi ci vediamo, che casino, al prossimo video.